Te sei slamato. Sempre, sempre lui. Che spettacolo. Che spettacolo. Oggi avevo meno di un'ora. Ho detto vado qui perché ho poco tempo. Qua sono dietro il negozio. Era un bel papagnone anche questo, eh. Era un gran bel papagnone. Questo pesciolino, oltre ad avere una lanciabilità pazzesca, già praticamente simile ai modelli, vedete che precisione di lancio e come va via bello dritto. Oltre ad avere una lanciabilità pazzesca, prende il nuoto praticamente immediatamente. Appena il filo è in trazione, lui comincia a scodinzolare molto largo, molto largo. Questo è l'antesignano dei P-Class. È un P-Class prima dei P-Class. Dai, cazzo, super inseguimento, ragazzi. Tra l'altro non è neanche partito subito. Ha seguito per un po', poi è partito all'attacco con qualche secondo di ritardo. Vuol dire che gli era proprio piaciuto il pesciolino, eh. Altro attacco è arrivato. Ancora. Oh, due attacchi. Eccolo qua, eccolo qua. Dopo tre persi è arrivato anche lui. Vedete, anche nel sottoriva sono ai lati i pesci. Finché c'è acqua sono ai lati, ma anche dopo comunque, anche se dovesse abbassarsi. Boh, 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 boh. Adesso torno velocemente in negozio che è tardi. Vai, che spettacolo! Oh, a te è proprio piaciuto, il proto P-Class. Vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Guarda, bello anche questo! Tu sei un medio grosso, ne ho preso uno piccolotto, uno medio grosso e uno grosso prima. Bene, 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 bene. E questo è bello perché me lo sono visto, eh. Ha seguito per un po' prima di attaccare. Oh, va
vabbè, adesso va bene così, dai, è tardi ragazzi, è tardi, che c'ho del lavoro da fare in negozio. Daiwa, fibra di vetro, l'avete già vista comunque in altri video, mai a spinning, però e comincia a piacermi anche la fibra di vetro. Beh, mi è sempre piaciuta, è da un po' che la faccio vedere, però anche a spinning la fibra di vetro comincia a piacermi. A questa avevo rifatto l'impugnatura, ma ve l'avevo già descritta, è uno spettacolo. Oggi gli ho indurito appena appena il vettino e in meno di un'ora tre belle catture più altri tre attacchi, qualche inseguimento. Non posso lamentarmi, assolutamente non mi posso lamentare. Il mulinello è un vecchio Dam SL 330 che sì, è marchiato Dam, ma la produzione è Okuma, e io ritengo che Okuma sia un marchio assolutamente da rivalutare. Qui da noi vende poco col suo marchio, col marchio Okuma vende decisamente poco, ma vi posso garantire che quasi ogni pescatore ha avuto per le mani un Okuma, magari non marchiato Okuma, ma come in questo caso che è marchiato Dam, ma la produzione è quella. Ha fatto veramente mulinelli per tutti, Browning, Dam, Maver, ha fatto secondo me anche ha fatto veramente mulinelli per tutti, soprattutto in questa fascia di prezzo, cioè un prezzo medio-basso, è fortissima, perché ha fatto veramente dei buoni mulinelli. Guardate come imbobina bene il filo. Questo è un mulinello che io vendevo a circa 60.000 lire, tradotto 30 euro a spanne, poco più. Mulinello, imbobina leggero, sufficientemente rigido nel corpo pur essendo in grafite. Un'imbobinatura, come vedete, perfetta del filo, molto molto scorrevole, non gli si può dire niente, soprattutto in rapporto al prezzo che ha. Veramente io non ho mai avuto il piacere di provare un Okuma di alta fascia. Ne ho provati tantissimi, soprattutto magari non marchiati Okuma, ma appena possibile cercherò di provare anche un Okuma di alta fascia. Voglio vedere com'è. Io per il momento vi saluto. L'artificiale è un proto P-Class, nel senso che è un P-Class prima dei P-Class. Questo sarà di produzione anni 90. Che avevo, come tanti, no, dei cassetti pieni di artificiali vecchi che mi sono messo in testa di sistemare velocemente, non una cosa folle da usare, soprattutto da usare, perché mi spiace veramente vederli lì, prendere la polvere, e invece, come vedete, basta rimetterli in acqua che le soddisfazioni arrivano. E se a qualcuno interessano, ci sono anche questi da provare. Ciao ragazzi!